Buonasera a tutti. Allora, stasera riparte la trasmissione che, come ogni giovedì, porto avanti. Come potrete notare, stasera sono da solo e sarò da solo per tante altre serate. Antonio, finalmente è stato con me attraverso le trasmissioni, lo avete conosciuto. Sapete benissimo che è un astrologo e quindi fa parte integrante dello staff, diciamo, di Franco. E finalmente adesso, dato che lo avete conosciuto, tanta gente ha il suo numero telefonico, tanta gente sa che se dovesse avere bisogno, quindi parliamo di tutto quello che fa parte dell'astrologia, può chiamarlo tranquillamente e quindi attraverso il contatto potete richiedere ad Antonio quello che vi necessita. Per quanto riguarda la trasmissione, appunto, da stasera la trasmissione verrà portata avanti da me per quanto riguarda i sogni, l'esoterismo e tutto quello che riguarda a livello spirituale. Intendiamo e intendo sempre situazioni particolari. Situazioni che magari vi sono successe e non avete saputo darvi delle risposte, situazioni che possono essere per voi come se dovesse esserci qualche problema o in abitazione o in posti di lavoro e via vai, e poi tante tante altre cose. Stasera, appunto, partiamo anche da una situazione un po' diversa da quella che è stata le trasmissioni che ho portato avanti precedentemente. E facciamo così, cercherò di dare delle spiegazioni o perlomeno anche di dare delle risposte ad alcune email, dico alcune perché ne posso portare come stasera, ne ho portato solo tre appresso, per quanto riguarda le vostre domande, email che mi arrivano o certamente su queste tre. Alla risposta già data alla persona, però ho pure chiesto se potevo parlarne in televisione, tanto darò solamente se c'è la possibilità anche di dare solo il nome, ma per quanto mi riguarda, appunto, cercherò di dare la spiegazione attraverso il video e nello stesso tempo spiegare appunto tante cose che mi vengono richieste. Quindi questo è quanto riguarda la trasmissione. Poi non parliamo di quello che riguarda il significato dei sogni, quello fuori di dubbio continuerà ad esistere, continuerà ad essere presente. Sento già che i telefoni stanno squillando. Regia, non mi passate telefonate per ora, fatemi un po'. Quindi ripeto, per quanto riguarda appunto i sogni, quelli è ecco, io direi quasi il cavallo di battaglia di quello che riguarda le mie trasmissioni. E quindi tutte quelle persone che magari mi seguono hanno bisogno o interesse a capire, a sapere quello che può essere il significato del proprio sogno, può telefonare in diretta. Questa è una diretta, appunto. Trovate lì il numero 091 333 660 e immediatamente entrerete in comunicazione con me. Allora, vorrei partire con una delle prime email che ho portato e la signora Simona mi scrive questo: sto attraversando un momento difficile della mia vita, mi sembra di stare dentro un tunnel pieno di situazioni negative. Una mia amica mi ha suggerito che probabilmente sono stata vittima di una fattura. Non ci crede, non ho mai creduto a queste situazioni. Per caso, la scorsa settimana ho visto su Facebook il suo post, quindi sta parlando con me, che parlava appunto delle trasmissioni che si poteva vedere anche su internet. E così mi sono collegata. La signora scrive appunto da Siracusa e ho potuto vederla in TV. Sono un'amica di Facebook, quindi amica mia sicuramente, ed ecco perché adesso le scrivo. Potrebbe essere vero che sia sotto effetto di una fattura? Le vorrei comunque assicurare che io non ho mai fatto nulla di grave ad altre persone, né tantomeno sono mai stata invidiosa o altro su altri. Ho letto i suoi articoli su Facebook e ho letto l'articolo sul malocchio. Lei scrive che il malocchio e la fattura sono diversi. Potrebbe essere allora che ho subito un malocchio?
Allora, Simona, ripeto, io già ho risposto a Simona attraverso email, però vorrei ritornare un po' a quella che è stata la mia risposta che ho dato a Simona. Certamente quando parliamo di fatture e parliamo di malocchio, certamente le due cose sono distinte e separate. La fattura è, potremmo definirla certamente un sortilegio, quindi un qualcosa che viene creata attraverso sempre quella magia che noi chiamiamo magia nera, che viene creata sempre con strumenti. Ci sono bisogno di strumenti per poter fare una fattura e gli strumenti sono, potrebbe essere una foto, potrebbe essere un vestiario, un qualcosa che la persona ha portato addosso, quindi parliamo della persona che deve subire la fattura, può essere dei capelli, possono essere specialmente, anche in questo caso, possono essere unghie e in più possono anche essere altre cose. Quindi attraverso questo si può creare, creano delle fatture, certamente. Quindi è un qualcosa che viene creato attraverso, ripeto, delle situazioni e degli strumenti che il mago, e quindi parliamo del mago Nego, ha bisogno di avere in mano. Per quanto riguarda il malocchio, ed ecco perché dico sono due cose distinte e separate, è un'altra situazione diversa da questo. Si dice sempre, si è sempre pensato, che il personaggio che ti guarda male, la persona che anche anticamente si parlava specialmente di chi portava la gobba, in un certo senso, è quel personaggio che invece guarda in molto particolare gli altri, sa trasmettere il malocchio. Non è così, non c'entra niente assolutamente la persona fisica che possa portare il malocchio. Il malocchio viene in un certo senso e arriva in un certo senso da persone che hanno una forza psichica particolare attraverso il pensiero e quindi basta che con il pensiero e basta che abbia certamente la possibilità di vedere la persona, può trasmettere attraverso il pensiero, non dimentichiamo mai che il pensiero come le parole creano, può trasmettere tranquillamente appunto quello che noi chiamiamo malocchio. Però c'è da dire anche un'altra cosa importante. Qua Simona mi scrive che un'amica le ha detto che proprio perché si trova in queste situazioni, magari appunto, lei dice: mi sembra di stare dentro un tunnel, potrebbe aver subito una fattura. Ma ripeto, la fattura viene sempre subita in base ad altre situazioni, quindi a situazioni che magari si sono create nel tempo e la persona che richiede la fattura ha bisogno che l'altra persona stia male. Io non penso che sia il caso di Simona, che potrebbe essere un malocchio. Potrebbe anche essere, però ripeto, fra la fattura e il malocchio potrebbe sembrare strano, il malocchio, ricordatevi sempre, che spesso e volentieri è qualcosa di più tragico di quello che possa essere la fattura. Perché, come ho detto prima, il malocchio proviene da energie di pensiero e quindi queste energie di pensiero hanno un flusso particolare verso la persona. Quindi, questo flusso non fa altro che penetrare dentro la persona e penetra attraverso le microenergie, nel senso che riesce a superare l'aura, che è quella che appunto noi abbiamo, che dovrebbe essere in un certo senso la nostra difesa, e penetrando attraverso l'aura può riuscire a penetrare le microenergie e quindi entrare nella persona. C'è un modo per stabilire, se così vogliamo dire, che siamo sotto effetto di malocchio. Questo modo io già l'ho spiegato, l'ho già scritto a Simona. Certamente non sarò qua pronto a dirvi quale può essere il modo. Io spero che Simona segua il consiglio che gli ho dato e poi ho pure scritto che comunque, successivamente a quello che dovrà fare per stabilire se effettivamente c'è un malocchio, possiamo risentirci e quindi vedere un po' la situazione. C'è telefonata? La devo fare. Sì, Se vuoi, potete già. Pochi secondi.
Quindi questo è quanto riguarda fatture e malocchio. Sono due cose, ripeto, distinte e separate. Sono due situazioni che non hanno nulla in comune, se non certamente quello di far male a qualche persona. Questo fuori di dubbio. Pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera, signor Franco. Sì, buonasera, con chi parlo? Pronto? 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 Signora, dovrebbe abbassare un attimo il volume del suo televisore perché c'è un... Sì, grazie. Adesso? Pronto? Adesso Sì, senta? va bene, sì, Buonasera, buonasera. signor Con Franco. chi parlo, scusi? Sono molto imbarazzata. È la prima volta che la chiamo, anche se comunque la seguo da qualche settimana. Finalmente mi sono decisa. Sono Daniela e Buonasera, Daniela. telefono da Palermo. Sì, prego, mi dica. Non sono avvezza a fare queste telefonate, sinceramente. E sono, come dicevo, sono molto imbarazzata perché diciamo che culturalmente non mi sono mai avvicinata a questo genere di trasmissioni o telefonate, però anche spinta da un mio collega. Signora, spero che non siano trasmissioni così particolari e direi quasi negative, per come mi dice No, lei. imbarazzata, imbarazzata perché sa, sono una psicologa, quindi Ah, per bene, me, mi fa piacere, signora. quindi rivolgermi un A lei un po' mi imbarazza. Le posso raccontare un sogno? Signora, scusi, l'imbarazzo dovrebbe essere più mio che mi vede al video. Di qua non la vede nessuno. Non lo so perché, ma provo questo genere di Ah, imbarazzo, ok, mi va bene. scusi. Comunque, mi dica cosa posso esserle utile? Le volevo raccontare un sogno. Sì, prego. È un sogno che mi frulla in mente da diverse settimane e che ho provato anche a raccontare a certi miei colleghi e c'è chi mi dà una spiegazione, c'è chi me ne dà un'altra. Vabbè, Poi sempre le danno una spiegazione certamente scientifica, in un certo senso. sì, ma anch'io mi do una spiegazione scientifica. Poi Quindi. parlando con Scusi un mio signora, collega, mi sì, scusi prego. signora, quindi lei è la prima volta che mi vede in trasmissione? Diciamo che la stavo spiando da qualche settimana. Ah, quindi avrà sentito, almeno all'inizio delle mie trasmissioni, cosa intendo io come significato di sogno, cioè nel senso che lo La intendo sua sotto quella spiegazione mi forma ha affascinato, spirituale. Bene. sì, mi ha affascinato. Poi parlandone con un mio collega è stato anche lui che mi ha indirizzato a rivolgermi a lei. Ah, bene, mi fa piacere. Mi dica. Ecco, il mio sogno diciamo che è abbastanza ricorrente, anche se non tutte le notti, però si ripresenta ciclicamente e mi lascia molto angoscio questo sogno. In questo sogno vedo che dal mio bagno, precisamente dalla vasca, escono tantissimi topi. Signora, mi scusi, forse si vuole calmare un attimo perché sento la sua voce un po' tremare. Ci calmiamo un attimo, è pronta, è tranquilla, questo voglio dire. Sono imbarazzata. Sì, ma dico, vediamo di... Allora, Allora. ripetiamo. Allora, le dicevo, questo mio sogno, nel sogno vedo che dal mio bagno, precisamente dalla vasca, escono tantissimi topi, topi grandi, ma veramente grandi, e con occhi altrettanto grandi e neri. Ha presente gli occhi del koala? Pronto? Signora. Ecco, questi occhi del koala ancora più grandi. Mi sente? Signora, Pronto? mi sente? Un attimo solo. Scusi un attimo, signora, perché ho problemi. Un attimo solo. Questa.
Mi sente? Benissimo. No, dico, la diretta è bella per questo, avevo un problema col microfono. Prego. Quindi Allora, lei vede questi topi sì. uscire dal bagno, cioè dalla vasca del Dalla bagno? vasca del bagno, sì, precisamente. E quindi avevano questi occhi grandi, Grandi, enormi. enormi. Come, ecco, per spiegarmi meglio, tipo occhi del koala. Ok, benissimo. Ancora più grandi. Bene. All'inizio del sogno, quando li vedo, all'inizio non provo né paura né ribrezzo, anzi, mi sembrano quasi teneri. E poi non so perché, tutto cambia il mio stato d'animo e comincio ad avere molta paura. E voglio buttarli fuori di casa Sì. e con la scopa spingo via tutti questi topi grandissimi che arrivavano correndo tutti verso di me. E a un certo punto mi accorgo che sono diventati molto aggressivi, pronti a mordermi. E io grido con molta paura, con angoscia, e apro la porta di casa e inizio a buttarli fuori con una scopa. Sì. Ma chiudendo la porta, schiaccio la zampa di uno di questi topi con forza e lo sento piangere. E nel momento in cui questo topo inizia a piangere, contemporaneamente sento una musica che comunque nel sogno ricordo di conoscere, però poi quando mi sveglio non la ricordo più. E questi sono sogni ricorrenti Cioè, che faccio da circa 2 mesi. sempre lo stesso Sì, sogno? sempre lo stesso, sì. Ascolti, signora. Allora, con molta calma adesso. Adesso io le devo fare una domanda. Che certamente, attenzione, signora, la domanda potrebbe essere un po' particolare, nel senso che in base alla mia domanda non vorrei riportarla in qualche situazione che le ha portato certamente malessere. Sono chiaro, signora? Prego, prego. Lei da recente, diciamo, non è che per caso ha avuto qualche perdita di qualche persona a lei cara? Diciamo che da 8 mesi ho perso il mio compagno. Com'è morto, se possibile? Anche se io Da... attraverso il sogno ho già capito, però mi farebbe piacere che lei mi dicesse. Cioè, voglio dire, è morto di morte innaturale? È stata una morte violenta, un incidente con la moto. Ok. Allora, ascolti, signora. Perché mi fa questa domanda, scusi? È Cosa c'entra con perché. il sogno? E ritorniamo sempre là, perché il significato io lo do a livello spirituale attraverso i simboli spirituali. Sono chiaro? Mi dica. Chiaro, dovrei spiegare bene alla psicologa cosa intendo, mi scusi, eh? Ma dovrei prolungarmi. Comunque, ascolti, signora. Allora, i topi, prima di tutto, cerchiamo di capirci bene, hanno come significato appunto nel sogno il suo dolore. Eh? E quindi non è un sogno negativo, anche se nello stesso tempo potrebbe essere positivo e negativo. Perché? Al momento in cui lei appunto cerca di buttare via questi topi dal balcone, ha detto, dalla porta, Di cacciarli via con una dica scopa attraverso la porta. benissimo. Lei sta cercando in tutti i modi di cacciare via il suo dolore, però nello stesso tempo il pianto che lei sente poi, è giusto? È un pianto che lei sente? Sì, È la un pianto come musica? è la Là musica. entriamo in rapporto con la persona che purtroppo è andata via e che lei ci teneva, mi ha detto il suo compagno. Che le vuol far capire una cosa importante, signora. Le dice appunto, e quella musica mi sembra che sia quella. Lei ascolta musica per caso che nel passato ascoltava il suo compagno? Diciamo che non riesco a liberarmi della musica che comunque per noi due era fondamentale.
erano delle tappe che avevano segnato il nostro rapporto, sa, tipo il nostro primo incontro, una colonna sonora, era la musica che piaceva ad entrambi e io non Capisco. riesco a staccarmi da quella musica. Capisco benissimo, signora, però attraverso il sogno il suo compagno, quello che è stato, quello che era stato il suo compagno, oggi parliamo di un'entità spirituale, di uno spirito, eh? Le dice comunque che vuole essere lasciato libero perché ha bisogno di fare il suo viaggio. Lei con la musica che ascolta e certamente con il fatto che ascoltando la musica entra in una situazione sempre più tragica di abbandono, Ma anche di di ricordi. ricordi, di tristezza, lei non fa altro che legarlo ancora alla terra, signora. Quindi lei dice appunto questo attraverso il sogno. Lasciami libero, devo andare via. Ricordiamoci una cosa importante, signora, io di questo ne ho parlato tante volte in trasmissione. Capisco che certamente per chi come lei ha perso qualcuno non è facile poter comprendere, se così vogliamo dire, quello che ho sempre detto. Quando moriamo, ecco, parliamo nel presente anche su di noi, quando moriamo. Il nostro spirito poi ha bisogno di fare un viaggio che certamente gli necessita perché possa andare in pace, in tranquillità, verso quel mondo che noi chiamiamo l'aldilà. Se noi invece continuiamo a piangere, continuiamo a legarlo sulla terra attraverso sentire musica o come tanta gente, conserviamo i loro vestiti, i loro indumenti, le loro cose che erano importanti. Noi altri non li stiamo aiutando, signora. Cioè, lei tutto questo l'ha capito attraverso il sogno? Signora, mi scusi. Della musica, dei ricordi, del fatto che io comunque non mi rassegno a questa perdita. Purtroppo sì, perché se non erro noi non ci conosciamo, giusto, signora? Bene. Assolutamente. È la prima volta che la chiamo. Benissimo, e quindi io penso che sia stato attraverso il sogno, giusto? Diciamo che ha toccato dei punti fondamentali di quello che è il mio dolore e di quello che è la mia vita. Lei non poteva sicuramente sapere di questa mia perdita. Questo fuori di dubbio, ma siete voi che me lo fate capire. Voi nel senso, la sua voce, quindi il suo timbro di voce e le sue onde mentre parla, in più il sogno. Abbinando tutte e due cose, esce fuori questo significato. E le ripeto, signora, mi ascolti, le dice che vuole essere lasciato libero. Non ascolti più quella musica, lasci libero la persona che un giorno stava accanto a lei e vedrà che ne potrà portare beneficio a lui e a lei stessa. Ascolti quanto le dicono al sogno. Ripeto, certo, potrebbe sembrare semplice e facile da parte mia parlarle in questo modo perché non sono io nel dolore, però è giusto che le dica quello che comunque fa parte integrante di una legge spirituale. Signor Franco, io nel suo discorso non trovo nessuna lacuna, è un discorso molto lineare e molto preciso, ha toccato proprio il tasto La ringrazio signora, detto da dolente. lei è solamente un piacere e un onore per me. Le faccio tantissimi, tantissimi complimenti e la seguirò sempre. Le La dicevo, ringrazio signora. Grazie da circa 3 settimane la spiavo e anche cercavo di trovare il coraggio per rompere questo mio Finalmente l'ha imbarazzo. trovato. Finalmente la ringrazio tantissimo, Prego signora, è stato mi un dà piacere. buona serata e complimenti ancora. Grazie, Buonasera. buonasera, buonasera. Devo aspettare un attimo perché siamo di nuovo pieni. Pronto? Sì. Pronto? Sì, signora, tanto lo sente dal telefono, quindi lo può passare il televisore. Pronto? Pronto, signor Franco, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Ma è Mary, sono Maria. Finalmente lo rivedo, l'ho tanto aspettato in questo tempo, guarda in televisione. Gra Complimenti. Signor Grazie, Franco, signora.
Sì, sono in pensiero perché c'è mia figlia che sta male e sente tipo bloccata e ha fatto un sogno brutto in poche parole. Però è bloccata, non può parlare con lei. Posso parlarle io, per favore? Signora, è bloccata in che senso? Mi faccia capire. Ah, Nervosa, ecco, sente male. ok, benissimo. Lei, sua figlia è vicina a lei? Benissimo, Sì, è vicino a me, sì, è sempre vicino a me. Sì, grazie. mi dica. E mia figlia, come se sono discorsi in famiglia, comunque, lasciamo stare. No, ha sognato che era la favorita, proprio sa il punto dove, si ricorda. In realtà a questo punto esista, la favorita di Palermo. Sì. La facevano, la buttavano tipo in ginocchio, La? sentiva lei, sì, Non e ho capito. scavava. Signora, mi scusi, Sì. cosa faceva? Scavava in ginocchio. Per te, il terreno, sì. Sua figlia. Mia figlia, sì, nel sogno, sì. Tipo si sentiva messa in ginocchio, tipo ammuttata, va. È che stava scavando. Sì, si dicevano tipo scava, scava, e scavava mia figlia, ma però con molta, tipo che si voleva aiutare, scavava, 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 proprio alla profondità. Signora, mi scusi se Sì. lei.